Pasqualina Sanna torna alla ribalta con le foto caricate ogni giorno sui suoi profili social. Sensuale e accattivante, l'ex pupa della pupa e il secchione sembra lanciatissima nella nuova veste di showgirl procace. Dopo il programma condotto da Enrico Papi, la Sanna è tornata in TV grazie a Colorado Caffè e ha continuato a mostrare le sue doti di comparsa dallo sguardo languido e le movenze feline. Immancabile ai vari appuntamenti mondani, le immagini caricate sui suoi profili la mostrano fasciata in eleganti abiti da sera, sexy bikini da spiaggia e provocanti tenute casual. Dopo essersi improvvisata anche attrice nel film Una cella per due per la regia di Enzo Salvi, con Enzo Salvi, Maurizio Battista e Massimo Ceccherini, la bella partenopea sembra rientrata pieno in un contesto maggiormente televisivo. Sempre in prima linea per eventi cinematografici come l'Ischia Global Fest, durante il quale è stata fotografata anche al fianco di Selena Gomez, foto disponibile nella gallery, Pasqualina ha qualificato se stessa su Twitter come una spacciatrice di cioccolato, divisa tra Roma, Milano e Napoli. Scatti abilmente gestiti nelle luci e nei colori lasciano ad intendere che la cura per la sua immagine non sia mai passata in secondo piano e che, dopo la pupa e il secchione, Pasqualina abbia voluto decisamente puntare sulla sua avvenenza. L'ultima foto la ritrae in abito da sera, mentre nel messaggio annessa è intenta a ringraziare lo staff del Guy Village nella figura di Vladimir Luxuria, che poco dopo ha ricambiato il pensiero retovettando le parole della sua ultima ospite. Cosa ci riserverà tra le sorprese della sua prossima occupazione? Senza dubbio sarà difficile smettere di spacciare una sostanza che crea così tanta dipendenza. Chi se ne frega?